Questo è un appello contro la disinformazione scandalosa di Rai 2. Questa mattina è andato in onda Viva Rai 2, condotto da Fiorello, che ha commentato la notizia della pubblicazione della CNAI, la Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. Si parla di cose brutte. Io mi chiedo, noi abbiamo centrali nucleari? Noi non abbiamo centrali nucleari, quindi se non abbiamo centrali nucleari, non dovremmo avere scorie, no? Quindi che vuol dire? Che noi, pensate, acquisteremo scorie, perché mica te le danno gratis. Cioè, no, ci pagano. Sono ignorante, lo dico subito, ignorante, però non la capisco sta cosa. Quindi quelli che hanno le centrali nucleari, già io so chi sono. Ecco. Volevo discutere. Durante la trasmissione Fiorello si è chiesto come mai abbiamo dei rifiuti radioattivi da smaltire, anzi lui ha usato la parola scorie nucleari, se non abbiamo centrali nucleari, e ne ha dedotto che il nostro deposito nazionale servirebbe per ospitare le scorie nucleari dei francesi, che vorrebbero pagare l'Italia per scaricare da noi le nuove scorie nucleari. Ora, non solo questa notizia è falsa, perché in Italia non c'è e non ci sarà mai neanche un milligrammo di scorie nucleari francesi, ma è vero esattamente il contrario. È l'Italia che ha pagato e sta continuando a pagare la Francia e l'Inghilterra per ospitare il combustibile esausto dei nostri impianti nucleari, che hanno prodotto energia dal 63 al 90, in territorio francese e inglese. E queste scorie nucleari devono rientrare da noi, quindi esattamente il contrario. Siamo noi che paghiamo loro per ospitare le nostre scorie, non il contrario. Ma non solo. Scorie nucleari italiane costituiscono una minuscola parte dei rifiuti radioattivi che andranno ospitati nel deposito nazionale, perché ci sono rifiuti radioattivi dovuti allo smantellamento dei nostri impianti nucleari dismessi, che non può procedere fin tanto che non abbiamo un posto, una destinazione finale per i rifiuti radioattivi prodotti. Poi ci sono i rifiuti radioattivi prodotti dagli ospedali e dalle attività industriali, perché in Italia si dà il caso che continuiamo a fare cose come la tomografia emissione di positroni e le scintigrafie che producono rifiuti radioattivi, e continuiamo a somministrare terapie radiometaboliche che producono rifiuti radioattivi. Questi rifiuti radioattivi italiani attualmente sono stoccati nei depositi temporanei che non sono sufficientemente sicuri, non sono conformi a quello che è il regolamento europeo per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Al contrario, la Francia gestisce da sempre i suoi rifiuti radioattivi interamente in territorio francese, grazie al deposito di rifiuti di medio e basso livello dell'Aube, il centro di riprocessamento di Orano alla Hague e in futuro il deposito geologico per il quale hanno già individuato il sito a Bure. E infatti non è la Francia ad essere in procedura di infrazione europea perché non gestisce correttamente i propri rifiuti radioattivi. Siamo noi, e l'Italia, che non gestisce bene i suoi rifiuti radioattivi. Quello che ha fatto Fiorello stamattina è accusare un altro paese, alleato e membro dell'Unione Europea, dal quale importiamo il 15% della nostra elettricità, di violare le normative europee e di usare noi come discarica, quando facciamo esattamente il contrario. Questa è una cosa gravissima. I francesi avrebbero tutto il diritto di essere risentiti e di chiedere chiarimenti ai vertici RAI. Quindi per favore non facciamo passare sotto silenzio questa cosa. Fiorello, per favore, torna a fare il comico. Facevi ridere, adesso fai piangere. E seriamente, questa disinformazione è molto grave ed è uno scandalo che vado in onda sulla TV di Stato.